Sono mamme, mogli, compagne, lavoratrici, sono le donne ai tempi del coronavirus, da un giorno all'altro costrette, come tanti, a restar chiuse in casa. Non servono tacchi, non serve trucco e all'improvviso sono diventate cuoche, colf, badanti, psicologhe, informatiche, insegnanti per i propri figli, badanti di anziani genitori. A loro il compito di sostituirsi a tutto e tutti, restando riferimento per chi senza di loro non ce l'avrebbe mai fatta. Ma le donne lo sanno bene, hanno sempre saputo quanto un bacino sul ginocchio sbucciato faccia passare dolore e paure, quanto il pasticcio di biscotti in pasta frolla possa far splendere il sole. Le donne ai tempi del Covid, le prime a dover accettare lo smart working nel migliore dei casi, le prime per le quali si sono aperte le porte della cassa integrazione non ancora erogata, sempre le prime in una famiglia ad essere sacrificate economicamente. Ma no, almeno non prendiamoci in giro, sono abituate ad essere sacrificate professionalmente e personalmente. Il coronavirus ha solo acuito una condizione che era già un dato di fatto. Sorridono mentre sono collegate con i diversi account dei loro figli, scaricano e inviano compiti, preparano pranzi, cene, merende, selezionano tate e babysitter, perché al di là di ogni scelta personale sono lavoratrici, a qualsiasi categoria professionale appartengano.